Molto bene, sono le 15:05, direi che possiamo senz'altro iniziare. Quindi oggi, come sapete, per esservi iscritti a questo evento, parliamo di brevetti, marchi e disegni. Ne parleremo sia dal punto di vista tecnico, quindi cercando di capire, cercando di entrare un po' nel merito di questi strumenti di tutela della proprietà intellettuale e della proprietà industriale, e lo faremo anche dal punto di vista questo naturalmente ci ricolleghiamo a quello che è uno dei core business di SAEF, dal punto di vista della finanza agevolata, ovvero quali sono le principali agevolazioni disponibili per le imprese, per le attività che investono nella valorizzazione economica di brevetti, marchi e disegni. Io, come vi dicevo, lavoro per SAEF, lavoro nell'ufficio studi di SAEF, ovvero quell'area della nostra azienda che si occupa di tenere monitorate, di studiare, di interpretare tutte quelle che sono le novità normative, con particolare riferimento alla finanza agevolata, e oggi ci aiuterà nella nostra esposizione l'avvocato Fulvia San Giacomo di BS Service, l'avvocato Fulvia San Giacomo, responsabile del Dipartimento Marchi e Affari Legali, appunto di BS Service, e un'esperta di proprietà industriale e intellettuale. Che saluto. Buongiorno, avvocato. Buongiorno a tutti. Mi Buongiorno. sentite? Ti sentiamo e ti vediamo. Perfetto, buongiorno. Perfetto. Direi quindi che possiamo, ecco, dicevo a livello di riassunto molto schematico, oggi affronteremo una breve panoramica, grazie appunto all'avvocato San Giacomo, su quelli che sono gli strumenti di tutela della proprietà industriale, come dicevo, brevetti, disegni, modelli e marchi, e poi affronteremo la questione dal punto di vista delle agevolazioni disponibili per le imprese che sfruttano appunto questi strumenti di tutela. Quindi io cederei senz'altro la parola all'avvocato San Giacomo, al quale cedo anche il controllo delle slide. Prego. Ok, grazie mille. Allora, come anticipato, mi occupo appunto di proprietà industriale. L'argomento che mi è stato assegnato è un argomento molto vasto, il tempo è poco, per cui mi limiterò a dare dei brevi cenni. Poi resto a disposizione sia in coda all'intervento che anche nei prossimi giorni per chi volesse per eventuali approfondimenti. Cominciamo col dire che i titoli di proprietà industriale si ottengono mediante brevettazione, nello specifico per le invenzioni e i modelli di utilità, che come vedremo sono una variante dell'invenzione, mentre si acquistano con registrazione i diritti sui marchi e sui disegni e modelli. All'esito di queste procedure si ottengono dei diritti che sono detti titolati e che si differenziano dai diritti non titolati, qual è ad esempio il marchio non registrato, che è sì protetto dal nostro ordinamento, ma lo è in modo molto più limitato rispetto al marchio registrato, che poi è il titolo che consente anche di accedere a delle agevolazioni dei finanziamenti di cui si parlerà successivamente. Venendo nel merito, appunto, in maniera anche qui appunto un po' veloce di quelli che sono quindi questi titoli. Diciamo che il brevetto, che se vogliamo è il titolo principe, è il titolo che consente a chi ha realizzato un'invenzione di sfruttarla in esclusiva nel territorio dove il brevetto è stato chiesto e ottenuto. Ricordiamoci sempre che tutti i titoli di proprietà industriale valgono nei territori dove io li chiedo e li ottengo e li mantengo in vita. Si possono brevettare prodotti, procedimenti, metodi, alimenti, composti, sostanze. Non si possono brevettare, ahimè, scoperte teorie scientifiche, piani commerciali, metodologie commerciali, presentazioni di informazioni e soprattutto purtroppo i programmi per elaboratori, ovvero i software. Da noi in studio vengono tantissimi clienti che hanno inventato app interessantissimi, software molto belli, purtroppo in questa tipologia di invenzione non è brevettabile. Posso proteggerla con un deposito in SIAE, ma il software in sé non è brevettabile. Come dicevo, esistono due tipi di brevetto, quello per invenzione e quello per modello di utilità.
Il brevetto per invenzione lo conosciamo tutti, è la soluzione nuova e originale a un problema tecnico mai risolto prima. Viene concesso a seguito di un esame e dura 20 anni a condizione che sia mantenuto in vita pagando le annualità. Il modello di utilità, invece, di cui tanti ignorano l'esistenza o che è poco considerato, è invece una modifica migliorativa di oggetti esistenti. Rende un oggetto più pratico da utilizzare, più comodo da produrre, più economico. È un titolo concesso senza esame che dura solo 10 anni. È importante sapere che esiste questa tipologia di brevetto perché tante volte si sottovaluta qualcosa che si è inventato, si pensa di non proteggerlo, che non sia sufficientemente inventivo per essere protetto, mentre in realtà esiste questo titolo che ha una sua utilità anche perché è vero che è facile ottenerlo ed è un pochino più difficile, diciamo così, difenderlo, ma anche è vero che comunque è un titolo assistito da una presunzione di validità e quindi sempre un deterrente per evitare di essere copiati anche su accorgimenti o cose tecniche che, se vogliamo, sono semplici in sé. Un brevetto per essere valido deve essere nuovo, inventivo, lecito e dotato di carattere industriale. Nuovo. Ovviamente l'invenzione non deve essere già stata brevettata o resa nota in nessuna parte del mondo. Su questo aspetto rammento che anche la divulgazione dell'invenzione fatta dall'inventore o dal richiedente è idonea a invalidare il brevetto. Anche qui arrivano spesso in studio clienti che vogliono brevettare qualcosa che hanno già venduto, hanno già divulgato, hanno già descritto, hanno avuto un riscontro molto positivo e vogliono brevettare. Ahimè, il brevetto è bruciato, per cui prima si brevetta, poi si divulga, ricordiamolo sempre. Deve essere inventivo, ovviamente, quindi non deve essere una cosa ovvia per la persona esperta averlamo, non deve essere contrario all'ordine pubblico o al buon costume, e deve essere riproducibile a livello industriale. Motivo per cui, come dicevo prima, i software in sé non sono brevettabili. Ma se io un software lo integro in un dispositivo, in un qualcosa che è riproducibile a livello industriale, invece posso proteggerlo. Per cui, quando ecco, il software che io ho ideato è integrabile in qualcosa, è consigliabile verificare se si può ottenere comunque una tutela brevettuale. Quando si deposita un brevetto, si deve appunto compilare un apposito modulo, dove si indicano i dati del richiedente, il titolo, l'inventore. Questo modulo deve essere corredato da descrizione, rivendicazione, disegni tecnici. Descrizione è abbastanza semplice, è alla portata di tutti. Descrivo lo stato dell'arte, il problema tecnico che voglio risolvere, come penso di risolverlo, con che vantaggi. Deve essere sufficientemente chiara per consentire a un tecnico del settore di realizzare l'invenzione. Se io descrivo male o troppo poco, rischio che il mio brevetto sia nullo. La cosa più importante di un brevetto, però, sono le rivendicazioni, ovvero la parte del brevetto in cui io specifico in maniera molto chiara su che cosa chiedo la protezione. Anche qui attenzione a chi si fa i brevetti da solo, perché ci sono anche parecchie persone che brevettano in autonomia, parecchi soggetti. Ciò che è descritto ma non è rivendicato non è protetto. Per cui la parte di un brevetto a cui bisogna prestare più attenzione, come dicevo, sono le rivendicazioni, che normalmente sono formulate a cascata. Ho una rivendicazione principale, dove rivendico la cosa più importante della mia invenzione e poi a cascata delle rivendicazioni dove rivendico aspetti meno importanti e non essenziali. Scrivere bene delle rivendicazioni è molto difficile, per cui io sconsiglio sempre di farsi brevetti da soli perché mi è capitato di vedere brevetti su invenzioni molto interessanti essere annullati perché le rivendicazioni erano fatte molto male. I disegni e la descrizione servono solo a interpretare la rivendicazione, ripeto. Veniamo ora al marchio. Il marchio invece è quel segno che distingue i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra impresa. Oggi qualsiasi segno può essere marchio a due condizioni, che sia idoneo a distinguere e che possa essere rappresentato in modo da identificare su che cosa chiedo la protezione. Anche qui la registrazione è il titolo che mi dà l'esclusiva. I marchi però si sono evoluti in questi anni, anche a livello normativo. Quindi siamo passati dai marchi che tutti conosciamo e che identifichiamo come tali, marchi denominativi, una parola,
marchi figurativi, un disegno, marchi misti, abbiamo appunto disegni abbinati a parole o parole scritte con particolari caratteri. Si affiancano ora registrazioni di marchi di colore. Io posso proteggere delle combinazioni di colore perché mi identificano comunque l'azienda produttrice del prodotto. Qui vediamo, sappiamo tutti che è la Red Bull questa. Marchi di motivi ripetuti, quindi dei disegni che sono destinati a ripetersi all'infinito, oggi sono registrabili come marchio. Marchi di posizionamento sono stati, diciamo, legittimati recentemente. Io posso rivendicare l'esclusiva di un segno posto in una determinata parte del mio prodotto. Può essere il cuscinetto verde, il terminale verde di un cuscinetto, la cucitura di un'asola, questi sono tutti marchi registrati. Una corona su una scarpa. Abbiamo poi marchi sonori, che oggi possono essere rappresentati da spartiti o anche da... no, ecco, qui se non riesco a farlo, non vediamo se non riesco a prenderlo, vabbè, c'era un'animazione, comunque non importa, posso depositare dei file audio e dei file audio-video per identificare quello che è il mio marchio, questo è il jingle dell'Unieuro per intenderci. Abbiamo poi, però, da prestare molta, molta attenzione, i marchi tridimensionali, perché molto spesso gli imprenditori non identificano questi marchi e cadono in contraffazione di marchio senza rendersene conto, perché non sanno che oggi come oggi, da parecchio tempo in realtà, però oggi sempre più, io posso registrare la forma del mio prodotto o della sua confezione come marchio. Non posso registrare ovviamente la forma imposta o la forma necessaria, deve essere una forma arbitraria. Perché lo posso fare? Perché ormai le forme ci dicono tutto o molto sul produttore. Ci basta vedere questa batteria per sapere che è una Duracell o questo è un coniglietto della Lind, è evidente per tutti. Si è passati da marchi molto semplici a marchi molto evoluti. Questi sono tutti marchi registrati, forme di automobili, interni di negozi e di ristoranti, layout di stazioni di servizio, mobili, mascotte, confezione di prodotto, parti di confezione di prodotti, addirittura elementi di confezione di prodotti. Tutto ciò che ha carattere distintivo, tutto ciò che mi dice che quel prodotto è riconducibile a quell'azienda. Chi vede questo disegno pensa alla Nutella e alla Ferrero. Quindi questo disegno in sé è un marchio. E bisogna prestare molta attenzione perché tante volte questa cosa non viene tenuta in considerazione e si rischia di cadere in contraffazione di marchio perché magari si adotta una confezione per il proprio prodotto simile a quella di un altro prodotto senza sapere che quella confezione è registrata come marchio. Esistono poi, proprio un cenno, marchi collettivi e marchi di certificazione, sono marchi che sono rilasciati da consorzi o enti certificatori e che nella sostanza ci dicono che un determinato prodotto ha determinate caratteristiche, proviene da una determinata area, secondo dei disciplinari che devono essere allegati. Un marchio per essere validamente registrabile deve essere nuovo, quindi non deve essere uguale o simile a un marchio uguale simile già registrato o adottato da un altro imprenditore per prodotti o servizi uguali o simili o complementari. L'unica eccezione è il marchio notorio, che è protetto a prescindere dalla categoria merceologica, Coca-Cola per intenderci. Deve avere capacità distintiva, cioè non deve consistere in un segno di uso comune o di un segno descrittivo, per intenderci mela buona non lo posso registrare in classe 29 per mele, ma potrei registrarlo per biciclette. Non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume, non deve ingannare il pubblico e non deve violare diritti di terzi. Io non posso ovviamente prendere l'immagine di una persona e registrarmela come marchio perché è la violazione di un diritto di terzi. I marchi poi si registrano per classi di prodotti e servizi secondo una classificazione internazionale. Per cui anche qui io scelgo le classi in funzione di quello che faccio, di quello che vorrei fare e di quello che non vuol fare il mio concorrente. Il marchio che io ho registrato teoricamente potrebbe essere registrato da altri soggetti in altre classi. Attenzione, questo non vuol dire che si può usurpare il logo di un'altra azienda. Se io Fulvia San Giacomo ho registrato un marchio San Giacomo per abbigliamento, qualcuno può usare la parola San Giacomo per le lavatrici, per intenderci.
non può, se io ho studiato un layout particolare o un logo particolare, copiarmelo tale quale. Per cui attenzione anche a chi si fa i marchi in casa per non andare dal designer o dal grafico, che non è sempre possibile scaricare da internet loghi, login, loghetti o ispirarsi, perché si rischia comunque di cadere in una violazione, non tanto contraffazione di marchio, quanto violazione di diritto d'autore o altri diritti su quei loghi, su quei disegni e su quei segni. Venendo al design, il design invece protegge la forma, l'estetica di un prodotto. Anche qui col design non posso tutelare forme tecniche o funzionali. E un design può essere protetto per un massimo di 25 anni da tutto ciò che non genera nel consumatore un'impressione generale diversa. Quindi anche qui non è vero che la registrazione per design protegge solo dalle imitazioni che dissegue. Protegge da tutto ciò che all'occhio del consumatore informato non suscita un'impressione di diverso, quindi può essere qualcosa di leggermente diverso che comunque è in violazione della mia registrazione. Attenzione però che in Europa è protetto anche il design non registrato per 3 anni, questo sì solo dalle imitazioni che dissegue, per cui anche qui nel momento in cui io decido di dare una forma al mio prodotto o alla sua confezione, attenzione che da un lato devo controllare se ci sono dei design registrati su questo prodotto, su questa confezione, ma dall'altro, anche se non ci sono, non è che via libera all'imitazione del prodotto altrui. Con un'unica domanda posso proteggere più design purché appartengano alla stessa classificazione, quindi se sono piatti e bicchieri non posso registrare insieme ai piatti e bicchieri le biciclette, per intenderci. E il design lo identifico con delle liste e una breve descrizione. Qui per darvi un'idea, si vede che con il design io posso proteggere tutto, confezioni, bottiglie, elementi di biciclette. Devo appunto, come dicevo, depositare delle liste che consentano di identificare il prodotto di cui io chiedo la protezione. La descrizione non è necessaria. Dove sta il problema? Che la stessa identica forma può essere protetta sia da una registrazione di marchio tridimensionale di cui parlavo prima, sia dal design di cui ho appena parlato. In un caso proteggo la valenza estetica della forma, nell'altro caso la capacità descrittiva. Le due tutele possono coesistere, quindi anche qui, quando io decido di dare una forma nuova al mio prodotto o alla sua confezione, sarebbe sempre meglio controllare sia il database dei marchi che quello dei designer, perché il design può tutelare sia un oggetto tridimensionale che un disegno bidimensionale, tanto quanto il marchio. E quindi il rischio di cadere inavvertitamente in una contraffazione è elevato. Ci è capitato appunto di avere clienti che hanno controllato il database dei marchi e poi hanno ricevuto una diffida per aver violato un design registrato. Per cui attenzione a questa interferenza. Premesso questo, per quanto riguarda, diciamo, i tre istituti, quindi gli elementi essenziali di brevetti, marchi e design, vediamo ora quali sono gli strumenti con cui io li posso tutelare. Strumenti che poi mi consentono, come si vedrà nella seconda parte appunto del webinar, di accedere a delle agevolazioni, perché di norma queste agevolazioni sono concesse a chi ha chiesto e ottenuto dei titoli appunto di proprietà industriale. A livello italiano si procede depositando delle domande di brevetto di registrazione all'UIBM, che è l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Viene assegnato una data e un numero di deposito e si ottiene un titolo che ha valenza sul territorio italiano. Attenzione, nessun diritto di proprietà industriale è retroattivo. Cioè, se io ottengo la registrazione di un marchio, di un design o di un brevetto, la mia tutela ha valore dalla data di deposito della domanda in poi. Io non posso prendere la mia registrazione, il mio brevetto e andare a diffidare qualcuno che già prima io so usava un marchio uguale e simile, produceva un prodotto interferente con quello che io ho brevettato o con quello che ho registrato come design. Non si può fare, anzi si rischia che chi ha dei diritti di preuso attacchi la mia registrazione, il mio brevetto e ne chieda la nullità per carenza di novità. Quindi questa è una cosa molto importante da tenere sempre a mente.
tutti i titoli hanno valore da quando sono depositati in poi e non hanno valore retroattivo. La data di primo deposito nazionale, solitamente si parte con un deposito nazionale, costituisce anche data di priorità per le estensioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io estendo le mie domande di brevetto di registrazione entro una determinata finestra temporale, è come se le mie estensioni fossero state fatte quando ho fatto il primo deposito nazionale e quindi ho una protezione che viene anticipata. La cosa che bisogna ricordare sempre è che mentre un marchio può essere esteso all'estero anche dopo il deposito della nazionale e anche dopo lo scadere della priorità, quindi passano i 6 mesi e io dopo un anno o due lo voglio estendere negli Stati Uniti, in Cina non ho problemi. Per quanto riguarda i brevetti e design, invece, se io non rispetto la data di priorità e la data di pubblicazione, rischio poi di non poter più estendere validamente. Perché? Perché quando io deposito una domanda di brevetto, di design, a un certo punto vanno in pubblicazione e quando sono pubblicate, questa pubblicazione mi invalida anche le estensioni su quella stessa brevetto design all'estero. Quindi attenzione a stabilire correttamente i timing. Deposito la domanda di brevetto, deposito la domanda di design, so che ho tot mesi di tempo per estendere perché sennò poi non posso più. Veniamo ora all'estensione. Primo mito da sfatare: non esistono brevetti, marchi o design mondiali o internazionali intesi come titoli che hanno valore in tutte le nazioni. Questo è un falso convincimento che hanno tanti imprenditori. Esistono delle procedure che mi consentono di estendere i miei brevetti, come vedremo, i miei marchi, i miei design all'estero, ma che alla fine mi danno origine a tanti titoli quanti sono le nazioni dove io ho finalizzato la procedura di brevettazione e registrazione. L'unica eccezione sono, come vedremo, i marchi e i design UE che valgono automaticamente nei paesi UE. Questa è l'unica eccezione di titolo che ha portata transnazionale. Per il resto, ricordarsi sempre che alla fine io avrò tanti marchi, tanti brevetti, quanti sono i paesi dove io ho finalizzato o ultimato le procedure. Come estendo all'estero? Depositi diretti nei vari uffici nazionali se mi interessa solo ed esclusivamente un ufficio nazionale. Posso andare alle WIPO e chiedere di ottenere un marchio o un design UE, che sono quelli che solitamente consentono di accedere ai bandi. Vado all'EPU, ufficio brevetti europeo, se voglio avere un brevetto europeo e in futuro se vorrò avere un brevetto unitario. Chiedo all'OMPI invece di procedere con delle registrazioni internazionali, con i brevetti internazionali, se sono interessato a paesi ulteriori rispetto ai paesi europei. Anche qui però, e qui purtroppo non mi posso soffermare più di tanto perché il tempo è un po' tiranno, dobbiamo ricordarci che per quanto riguarda i marchi design UE o valgono per tutti i paesi o cadono per tutti. Non sono esaminati nel merito e quindi sono sempre attaccabili in nullità. Quindi ricordarsi che anche se uno ha un marchio europeo, un design europeo, è sempre soggetto appunto ad azioni di nullità. Le registrazioni internazionali per i marchi, anche qui non mi danno origine a un marchio internazionale, ma in tanti marchi quanti sono i paesi che io ho chiesto e di quali ho pagato le tasse? Quindi ho una domanda unica, ma che poi mi dà origine a un fascio di marchi. E qui bisogna fare molta attenzione al fatto che l'OMPI mi rilascia un certificato in cui considera tutti i paesi in cui io l'ho chiesto. Per esempio, in questo caso, il marchio era stato chiesto in Giappone, Filippine, Repubblica di Corea, Cina e Vietnam, e l'UIPO che l'ha concesso per tutti questi paesi. Quando poi però la registrazione è stata inoltrata in questi paesi, Giappone e Corea, per esempio, qui l'hanno rifiutata. Per cui qual è il problema legato alle registrazioni internazionali? Che anche qui sono il titolo che vi può dare delle accedere a dei bandi. Che molto spesso il certificato di registrazione non coincide col reale stato del marchio.
per cui quando avete a che fare con una legislazione internazionale non dovete mai fare affidamento sul certificato che viene rilasciato dall'OMPI a seguito della verifica centralizzata che fa, ma sempre bisogna andare a fare una visura per vedere dove il marchio è in vita, se è in vita, dove e come. Brevetto europeo, anche qui deposito una domanda, viene concesso, ma poi deve essere nazionalizzato, quindi se io non lo nazionalizzo muore, quindi anche qui un brevetto europeo in sé non è niente se non è nazionalizzato. E lo stesso discorso vale per il brevetto internazionale. Mi prenoto la possibilità di avere un brevetto in tante nazioni, ma poi devo, alla fine, entro 30 o 31 mesi, nazionalizzarlo. Se non lo faccio, non vale niente. Cioè, per intenderci, questo è un certificato di una domanda di brevetto europeo che sembra valere in tutti questi paesi, ma se entro 30 o 31 mesi non entro con le varie fasi nazionali, muore. Quindi ricordarsi sempre che il brevetto europeo vale solo nei paesi in cui è nazionalizzato. La domanda di brevetto internazionale è una domanda che muore, che avrà valore nei paesi dove è stato nazionalizzato, e stessa cosa il marchio internazionale. Vale nei paesi in cui io l'ho chiesto e l'ho ottenuto. Fasci di brevetti, fasci di marchi. Ricordarsi sempre, non sono titoli che hanno valore mondiale. Lo stesso discorso è vale per il design, anche qui io posso fare un'estensione internazionale amministrata dall'OMPI, ma avrò sempre un fascio di design nazionali che varranno nei paesi dove avrà superato l'esame se è previsto. Quindi non bisogna mai fare troppo affidamento sui certificati di registrazione, ma sempre fare le visure, perché può accadere di avere in mano dei titoli che sulla carta sembrano coprire tanti paesi, ma in realtà ne coprono molto pochi. Mi spiace, sono stata un po' veloce, ma d'altronde il tempo è quello che è, devo stare nella mezz'oretta che mi è stata assegnata, anzi forse ho anche sconfinato un attimo, sono a disposizione per chiarimenti. Grazie mille avvocato. Purtroppo il tempo è tiranno. Sì, magari ci sarà poi occasione di approfondire qualcosa con le domande. Perfetto, quindi ringrazio ancora l'avvocato, ci risentiamo tra poco e direi di passare a vedere invece quali sono le agevolazioni. Ecco qua. Allora, direi di iniziare con il bando brevetti. Anche perché è quello che dà il contributo più significativo, anticipiamo subito un contributo fino all'80% delle spese con un massimo di 140.000 euro. E questo bando ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l'accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese. Può contare su una dotazione finanziaria di 23 milioni di euro, quindi fra i tre bandi che esamineremo oggi e anche quello che può contare sulla, diciamo, maggiore quantità di risorse economiche, e si rivolge alle piccole e medie imprese, anche eventualmente di nuova costituzione, che abbiano sede legale e operativa ovviamente sul territorio italiano. Questi tre bandi che vedremo oggi, lo anticipo, quindi il bando brevetti, il bando disegni e il bando marchi, sono bandi a livello nazionale. Quindi naturalmente, visto anche l'ammontare massimo del contributo disponibile, capiamo che i 23 milioni di euro, che possono sembrare tanti, però come dotazione finanziaria a livello nazionale non è poi così, cospicua. Queste piccole e medie imprese, dicevamo anche di nuova costituzione, devono trovarsi in una delle seguenti tre condizioni che ora vado ad elencarvi. Devono essere titolari di un brevetto per invenzione industriale, concesso in Italia successivamente al 1 gennaio 2017, ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia sempre successivamente al 1 gennaio 2017. Oppure devono essere titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1 gennaio 2017 con un rapporto di ricerca con esito non negativo. Si intende per rapporto di ricerca con esito non negativo un rapporto che evidenzi per almeno due requisiti su tre, quindi la novità
l'attività inventiva e l'applicazione industriale almeno una rivendicazione positiva. Oppure devono essere titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto, depositata successivamente sempre a questa data del 1 gennaio 2017, con un rapporto di ricerca con esito non negativo, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto. Questa domanda deve essere una domanda che rivendica, entro i 12 mesi successivi alla sua presentazione, in uno degli stati aderenti alla Convenzione di Parigi, il diritto di priorità di una precedente domanda nazionale, secondo le disposizioni della Convenzione e del Codice della Proprietà Industriale. Quando parliamo di Convenzione, in questo caso, facciamo riferimento alla Convenzione sottoscritta tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e Invitalia nel luglio 2019. Quindi questi i requisiti di partecipazione al bando. Detto questo, dobbiamo precisare che ciascun soggetto può presentare un solo progetto di valorizzazione relativo a un unico brevetto ed è ammissibile avvalere su questo bando e per beneficiare dei contributi previsti da questo bando l'acquisto di servizi specialistici correlati e connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali all'introduzione nel processo produttivo. In particolare, gli investimenti ammissibili si suddividono in tre macrocategorie. Da una parte la progettazione, l'ingegnerizzazione e l'industrializzazione. Precisiamo che quando parliamo di ingegnerizzazione ci riferiamo indicativamente a una fase intermedia tra la progettazione e la produzione di un manufatto. Dopo aver realizzato, quindi nella fase immediatamente successiva alla progettazione, dopo aver realizzato uno o più prototipi del nostro manufatto, segue la fase di ingegnerizzazione che consiste in quella fase necessaria ad apportare piccole correzioni al processo iniziale anche per renderlo, diciamo, anche per rendere, per facilitare il processo produttivo. Rientrano in questa categoria di interventi ammissibili spese quali gli studi di fattibilità, le spese di progettazione produttiva, la progettazione appunto e l'ingegnerizzazione del nostro prototipo, la realizzazione di firmware per le macchine a controllo numerico, la progettazione e realizzazione di software, i test di produzione e il rilascio eventuale di certificazioni di prodotto o di processo. L'altra macrocategoria di interventi ammissibili riguarda l'organizzazione e lo sviluppo. E quindi in questo caso abbiamo i servizi per la progettazione organizzativa, l'organizzazione dei processi produttivi, i servizi di information technology, le spese per analisi di definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali e la definizione di strategie di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi. Quindi qua siamo già in una fase successiva che riguarda l'immissione sul mercato. Infine abbiamo la macrocategoria del trasferimento tecnologico con ad esempio la predisposizione di accordi di segretezza, la predisposizione di accordi di concessione in licenza del brevetto, i costi dei contratti di collaborazione tra piccole e medie imprese, istituti di ricerca e università. Nel progetto deve essere presente almeno un servizio della macroarea A, cioè quella che riguarda la progettazione e l'ingegnerizzazione del nostro brevetto. E gli importi richiesti per i servizi relativi invece alle altre due macro aree complessivamente non possono essere superiori al 40% del totale dell'investimento. Le spese devono essere sostenute, quindi fatturate, in data antecedente alla data di presentazione della domanda, quindi non sono ammesse le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande, questi decorrono dal 28 settembre 2021 e fino a esaurimento delle risorse disponibili. Infatti si tratta di un bando a sportello. Passiamo al bando disegni. Anche questo è un bando decisamente interessante dal punto di vista del contributo, perché dà un contributo fino all'80% delle spese e fino a 60.000 euro. E ha lo scopo di supportare anche qui le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli. Non mi soffermo sulla definizione di disegno e modello sulla quale
si è già soffermata in maniera molto chiara ed esaustiva l'avvocato San Giacomo. Questo bando può contare su una dotazione finanziaria complessiva di 12 milioni di euro, sempre a livello nazionale, e si rivolge alle micro, piccole o medie imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti. Innanzitutto devono avere una sede legale e operativa in Italia e devono essere titolari del disegno o modello oggetto del progetto di valorizzazione. Questo disegno o modello deve essere registrato presso l'UIBM, ovvero l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o l'EUIPO, cioè l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, o l'OMPI, ovvero l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale. Sigle queste di organismi delle quali abbiamo sentito parlare appunto durante la precedente esposizione dell'avvocato San Giacomo. In quest'ultimo caso, nel caso in cui appunto il disegno modello sia registrato presso l'OMPI, tra i paesi designati per la registrazione ci deve essere anche l'Italia. Infine, il disegno, il modello, deve essere registrato a decorrere dal 1 gennaio 2019 e comunque in data antecedente alla presentazione della domanda. Quindi io non posso presentare la domanda, vedremo successivamente i termini di presentazione, se non ho già un disegno registrato. E se questo disegno registrato è stato appunto registrato, scusatemi la ripetizione, precedentemente al 1 gennaio 2019. È ammissibile avvalere su questo bando, quindi per poter ottenere questo contributo, la realizzazione di un progetto che sia finalizzato alla valorizzazione di un disegno che può essere singolo oppure composto da uno o più disegni modelli appartenenti a un deposito multiplo. Le spese ammissibili sono quelle che riguardano lo specifico disegno modello e il suo ambito di tutela, cioè l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte, quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, ovvero dei materiali del prodotto stesso, ovvero ancora del suo ornamento. A titolo di esempio, precisiamo innanzitutto che le spese devono essere, per essere ammissibili a valere su questo bando, devono essere sostenute successivamente alla data di registrazione del disegno e non antecedentemente al 23 luglio 2021 e possono riguardare ad esempio la ricerca sull'utilizzo di materiali innovativi, la realizzazione di prototipi, la realizzazione di stampi, la consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del prodotto o del disegno, la consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale e la consulenza specializzata nell'approccio al mercato, quindi ad esempio la redazione di un business plan, di un piano di marketing, studi di mercato volti appunto e finalizzati appunto all'inserimento sul mercato del nostro disegno che poi diventerà un prodotto, la progettazione di layout grafici e di testi per il materiale di comunicazione offline e online. E anche la valutazione tecnico-economica del disegno o del modello. Inoltre, voce molto importante, la consulenza legale per la tutela di azioni di contraffazione. In questo caso ogni impresa può presentare una sola domanda e il progetto di valorizzazione del disegno deve essere concluso entro 9 mesi dal provvedimento di concessione dell'agevolazione. In questo caso i termini di presentazione delle domande, anche questo bando è a sportello, decorrono dal 12 ottobre 2021, quindi fino a esaurimento delle risorse disponibili. Veniamo infine al bando marchi, che dà un contributo fino a 20.000 euro per ciascuna impresa ed è anche il bando fra i tre che esaminiamo quest'oggi che ha la dotazione finanziaria meno significativa, infatti ammonta a soli 3 milioni di euro a livello nazionale. Questo bando si suddivide sostanzialmente in 2 misure. La misura A, che consiste in agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell'Unione Europea presso l'EUIPO, che lo ricordiamo è l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, e la misura B, che riguarda invece agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso l'OMPI, cioè l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. Quindi fondamentalmente possiamo dire che riguarda l'estensione europea o internazionale dei nostri marchi commerciali. Anche questo bando si rivolge alle micro, piccole e medie imprese che devono avere naturalmente sede legale e operativa in Italia e devono essere, al momento della presentazione della domanda, titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione.
I requisiti cambiano, sono diversi a seconda della misura. Per quanto riguarda la misura A, le imprese partecipanti devono aver effettuato, a decorrere dal 1 giugno 2018, il deposito della domanda di registrazione presso le UIPO del marchio e devono avere naturalmente ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito. Devono avere inoltre ottenuto la registrazione presso le UIPO del marchio dell'Unione Europea oggetto della domanda di partecipazione e la registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda. Per quanto invece riguarda la misura B, devono aver effettuato sempre a decorrere dal 1 giugno 2018 almeno una delle seguenti attività, cioè il deposito della domanda di registrazione presso l'OMPI, di un marchio registrato a livello nazionale presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o di un marchio dell'Unione Europea registrato presso l'UIPO e naturalmente ottemperato anche al pagamento delle relative tasse di registrazione. Oppure devono avere effettuato il deposito della domanda di registrazione presso l'OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o presso le UIPO. E ovviamente anche in questo caso devono aver ottemperato al pagamento delle tasse di registrazione. Devono avere inoltre ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell'OMPI del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione di questa domanda di registrazione sul registro internazionale dell'OMPI deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione al bando. Le spese per essere ammissibili devono essere sostenute a decorrere, quindi successivamente al 1 giugno 2018 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda. E consistono nella, ad esempio, nella progettazione della rappresentazione del marchio, nell'assistenza per il deposito, nelle ricerche di anteriorità, ovvero tutte quelle ricerche che si fanno per, come ci diceva prima l'avvocato, per verificare che il marchio non sia già registrato, nell'assistenza legale per azioni di tutela del marchio e nelle tasse di deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o le UIPO oppure presso l'OMPI. In cosa consiste l'agevolazione? Per quanto riguarda la misura A, consiste nel 50% delle spese sostenute per le tasse di deposito e nell'80% delle spese sostenute per l'acquisizione dei servizi specialistici e comunque entro l'importo massimo complessivo di 6.000 euro per ciascun marchio. Per quanto riguarda invece la misura B, consiste l'agevolazione in un contributo sempre in conto capitale a fondo perduto dell'80% delle spese sostenute per l'acquisizione dei servizi specialistici e comunque entro l'importo massimo complessivo di 8.000 euro per marchio. Questa percentuale dell'80% può salire fino al 90% per i marchi registrati negli Stati Uniti o in Cina. Importante precisare che su questa agevolazione, su questo bando, ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione sia per la misura A sia per la misura B, quindi non c'è un limite al numero di richieste che possono essere presentate. Il limite è costituito dal contributo massimo ottenibile da ciascuna impresa, che è 20.000 euro. Il termine di presentazione delle domande, in questo caso, decorre dal 19 ottobre 2021 ed è anche qui un bando a sportello e quindi si va fino a esaurimento dei fondi disponibili. Vi voglio brevemente, molto brevemente, presentare due case history di aziende che sono state seguite come consulenza da SAEF per l'ottenimento di queste agevolazioni negli anni passati. Nel primo caso abbiamo seguito un'azienda attiva nel campo della produzione di articoli sanitari che ha brevettato un meccanismo consistente in un tappo particolare che allorquando diciamo l'acqua raggiungeva un determinato livello si chiude automaticamente. Questo sia per impostare un livello ottimale dell'acqua, sia per ottimizzare l'utilizzo dell'acqua stessa, quindi evitando gli sprechi. Le spese sostenute sono state spese legali, ricerche di anteriorità, naturalmente l'azienda in questione ha verificato che un brevetto simile non fosse stato già depositato, le spese di ingegnerizzazione, la realizzazione di stampi e la prototipazione.
Realizzazione di stampi, preciso che non si tratta della fisicamente della realizzazione di uno stampo, ma della consulenza per la progettazione volta a realizzare appunto uno stampo adatto a realizzare prima i prototipi e in seguito naturalmente il prodotto vero e proprio. Quindi una consulenza nella realizzazione di stampi che si colloca appunto nell'ingegnerizzazione, come dicevamo prima, tra la realizzazione del progetto e la realizzazione del prototipo. A fronte di un investimento di 111.000 euro, l'azienda ha ottenuto un contributo di 80.000 euro, quindi decisamente molto significativo. Un'altra azienda che abbiamo seguito è invece attiva nel settore della produzione di calze, quindi un calzificio. In questo caso la domanda era a valere sul bando marchi e riguardava la registrazione di un marchio commerciale a livello sia europeo sia internazionale. Le spese sostenute da questa azienda sono state ricerche di anteriorità, tasse di deposito naturalmente presso le WIPO e presso l'OMPI, dato che qui si trattava di un'estensione non solo europea, come ho detto, ma anche internazionale, le spese di progettazione e l'assistenza legale. In particolare si è verificato un caso come quello al quale faceva riferimento poco fa l'avvocato San Giacomo, ovvero al momento di chiedere l'estensione del marchio in Cina, questa estensione è stata in un primo momento rifiutata e quindi l'impresa ha dovuto avvalersi anche di assistenza legale, che può rientrare appunto, come abbiamo visto, tra le spese ammissibili a valere su questa agevolazione. Il contributo ottenuto è stato di 4.700 euro su un valore complessivo dell'investimento di 6.700 euro, quindi rispetto all'investimento un contributo decisamente significativo. Perfetto, vediamo se nel frattempo sono giunte delle domande per le quali, ecco, coinvolgerei anche l'avvocato San Giacomo. Rieccoci. Allora sì, abbiamo alcune domande. Nel frattempo vi invito, se non l'avete ancora fatto, a porre le vostre domande e considerazioni. Ecco, la prima domanda è proprio per l'avvocato e ci si chiede chi mi tutela se un mio marchio registrato a livello internazionale viene contraffatto in un determinato paese? Non è una risposta semplice, nel senso che, come dicevo, all'esito delle varie procedure io ottengo dei titoli comunque nazionali. Per cui io devo rivolgermi fondamentalmente, se la contraffazione è, per esempio, il mio marchio viene contraffatto negli Stati Uniti, devo seguire un po' le regole della giurisdizione ordinaria, per cui nella sostanza mi devo muovere negli Stati Uniti avvalendomi di collaboratori e consulenti negli Stati Uniti. A meno che io non scopra che il mio marchio è violato negli Stati Uniti, ma per esempio da un'azienda francese, e quindi posso eventualmente fare la contestazione direttamente in Francia all'azienda francese. Quindi il tipo di tutela e di reazione dipende caso per caso. Quello che può convenir fare, che noi facciamo, è mettere i marchi sotto sorveglianza. Esiste proprio un servizio che viene fatto, per cui se qualcuno qui, la sorveglianza mi consente di reagire se qualcuno registra un marchio molto uguale, molto simile al mio, prova a registrarlo, perché mi consente di intervenire velocemente prima che sia registrato il marchio con un'eventuale opposizione e quindi fermare il fenomeno all'origine. Perché è più facile ottenere che un marchio non sia concesso piuttosto che chiederne poi la nullità. Chiaro. Quindi diciamo, per caso. Se capisco lo spirito della domanda, non esiste una sorta di organismo sovranazionale che possa dirigere questo tipo di... In questo momento no, si stanno muovendo un po' di arbitrati, mediazioni, però no,
Sostanzialmente no, l'unico marchio che posso difendere centralmente è il marchio europeo, marchio UE e il design UE, perché io posso, essendo un titolo unico, viene gestito unitariamente, ma se no il problema è, in effetti è complicato difendere un marchio così come un brevetto. Motivo per cui, per esempio, a livello europeo si sta cercando di portare avanti il brevetto unitario, il tribunale unificato dei brevetti, proprio per mettere il titolare, per esempio, di un brevetto nella condizione di difendersi con un'unica procedura contro più contraffattori nei diversi paesi, però non è ancora entrato in vigore. Certo, quindi quando sentiamo, quando leggiamo che le grandi firme, ad esempio italiane o anche internazionali, che hanno appeal proprio a livello internazionale, dedicano una parte cospicua dei loro fatturati anche alla tutela dalla contraffazione, ci si riferisce anche proprio a questa complessità, immagino. Sì, perché purtroppo siamo sempre ancorati al fatto che ci sono le giurisdizioni, che i giudici possono emettere comunque delle sentenze che tendenzialmente hanno una portata nazionale, che il titolo è nazionale, per cui chiaramente se io ho un marchio negli Stati Uniti e viene violato lì, mi devo difendere negli Stati Uniti. Certo. Ripeto, se però io ho un contraffattore che magari sta in Francia e che dalla Francia mi vende negli Stati Uniti, in Cina, in Gran Bretagna e Spagna, allora io posso andare ad attaccare lui e ottenere una pronuncia che lì a lui inibisca di, per esempio, utilizzare un marchio confondibile per prodotti destinati alla Francia, ma anche all'esportazione. Quindi si deve vedere caso per caso. Perfetto. L'altra domanda riguarda invece la parte di finanza agevolata, e cioè ci viene chiesto se, ecco, in realtà abbiamo già avuto modo di accennarlo, ma fa bene ripeterlo, se è ammissibile per quanto riguarda il bando brevetti, quindi a valere sul bando brevetti, la realizzazione fisica proprio degli, quindi le spese connesse alla realizzazione degli stampi. No, non è ammissibile, sono ammissibili le spese di progettazione e di ingegnerizzazione, quindi se io mi avvalgo di consulenze per realizzare uno stampo che poi mi servirà a realizzare il mio prototipo e di conseguenza poi successivamente il mio prodotto, queste spese di consulenza le posso inserire, ma le spese per la realizzazione concreta, la realizzazione fisica degli stampi non sono ammissibili. L'altra domanda riguarda ancora, ancora per l'avvocato, e ci viene chiesto se, ecco, probabilmente avrai già avuto modo di esporlo, però cogliamo l'occasione per ripeterlo, se con una domanda unica, ecco, se, allora, se sono titolare di un marchio e intendo estenderlo a livello internazionale, quindi in tutto il mondo, se posso fare questo con un'unica domanda. Sì, allora si devono identificare i paesi che interessano, perché come dicevo un marchio mondiale non esiste. Poi se sono paesi extra UE si può procedere con una domanda di registrazione internazionale che io deposito all'OMPI, che devo basare su una domanda nazionale depositata all'Ufficio Italiano Brevetti Marchi IBM o su una domanda di brevetto UE, che è quella che deposito alle WIPO, e chiedo che l'OMPI estenda la mia registrazione nei paesi che mi interessano. Li elenco, in base ai paesi che scelgo pago delle tasse e deposito questa domanda. L'OMPI, come dicevo, la processa, se ritiene che io abbia identificato che il marchio sia registrabile, quindi non sia contrario all'ordine pubblico, buon costume, non sia descrittivo, se ritiene che io abbia correttamente classificato i miei prodotti e i miei servizi, mi rilascia un certificato e successivamente lo inoltra a tutti i paesi per i quali io ho chiesto la registrazione. Questi paesi sottopongono, come dicevi prima, la registrazione alle loro normative. Paesi dove non viene fatto esame, come l'Italia, lo recepiscono senza dire nulla. Altri paesi possono rifiutarlo, se c'è un marchio uguale già registrato o simile, rifiutarlo solo per alcune classi prodotti. Per esempio, io l'ho chiesto in tre classi e solo su una c'è un marchio uguale o simile. Possono chiedermi di modificare l'elenco prodotti e servizi perché hanno delle loro classificazioni e farmi dei disclaimer. Quindi alla fine, se io ho pagato le tasse e ho chiesto l'estensione in 10 paesi, potrei portarlo a casa in 8 paesi
e in ognuno di questi 8 paesi potrei avere della classificazione differente. Successivamente posso aggiungere anche altri paesi, chiedendo una post-estensione sempre all'OMPI, che mi costa meno perché l'OMPI ha già esaminato nel merito il mio marchio, e man mano andare a coprire i paesi che mi interessano, con un unico limite. Ci sono dei paesi che non hanno aderito a nessuna convenzione, l'Argentina, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, Hong Kong. In questi paesi posso entrare solo con domande dirette, che noi per esempio gestiamo perché abbiamo una rete di corrispondenti, per cui a quel punto in questi paesi io chiedo al mio corrispondente: registrami questo marchio. Alla fine avrò N marchi, quanti sono i paesi in cui l'ho chiesto. Perfetto. Chiaro. E l'ultima domanda che è arrivata riguarda i marchi, diciamo dal punto di vista dell'agevolazione, e ci viene chiesto quante domande è possibile, quante domande ogni impresa può presentare. In realtà possono essere presentate più domande a valere su più marchi. In ogni caso però il contributo massimo ottenibile da ciascuna impresa è di 20.000 euro, come dicevamo poc'anzi. Io vedo che nel frattempo non arrivano altre domande. Quindi vi chiedo ancora cortesemente di compilare il questionario di gradimento che riceverete immediatamente dopo il termine di questo webinar. Ci vogliono veramente pochi secondi, e dopo il quale riceverete anche il materiale che abbiamo proiettato oggi. Naturalmente noi restiamo a disposizione anche successivamente per eventuali chiarimenti su quanto abbiamo esposto qui oggi. E ringrazio innanzitutto l'Avvocato San Giacomo per la partecipazione e la chiarezza espositiva. Grazie a voi. Grazie. E ringrazio tutti voi che avete partecipato e vi invito a restare sintonizzati sui nostri canali per i prossimi appuntamenti con i nostri webinar. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie a tutti, buona giornata.